Questa mattina facciamo una meditazione per recuperare le grazie perdute del passato. Ecco, il Signore sempre ci ha accompagnato e ci ha dato tante ispirazioni, tante possibilità di bene ed è facile notare che quando ci voltiamo indietro vediamo molto tempo perduto, alcune scelte non giuste e alcune infedeltà, soprattutto incostanza nel bene, mancanza di coraggio, rispetto umano, eccetera, eccetera. Ecco, adesso che siamo verso la fine della novena al nome di Gesù, abbiamo un'occasione preziosa per chiedere al Signore di risanare queste grazie perdute. Stamattina mediteremo proprio su questo. Intanto chiediamo a Dio la grazia, questa grazia per ciascuno di noi. E ripetiamo tutti insieme: benedicilo, benedicila e risana il suo passato. Benedicila e risana il suo passato. Padre Santo, sono Padre Amedeo e mi presento a te con tutta la mia storia. Benedicila e risana il suo passato. Padre Santo, mi presento a te insieme alla mia famiglia. Benedicila e risana il suo passato. Padre Santo, mi presento a te insieme alla mia famiglia di origine e quella spirituale. Benedicila e risana il suo passato. Padre Santo, mi presento a te e benedici tutti, e tutta la mia famiglia. Benedicila e risana il suo passato. Padre Santo, mi presento a te insieme alla mia famiglia. Benedicila e risana il suo passato. Padre Santo, sono Francesco, mi ripresento a te con tutti i miei cari. Benedicilo e risana il suo passato. Padre Santo, mi presento a te insieme alla mia famiglia per la quale chiedo la tua benedizione e la tua grazia. Benedicilo e risana il suo passato. Padre Santo, mi presento a te con tutta la mia famiglia, i miei amici e tutti i presenti e padri spirituali. Benedicila e risana il suo passato. E come gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, in questa breve meditazione partiamo da una parola che voi sicuramente conoscete, riprodotta da Luca al capitolo 23, versetto 42 e 43. Siamo all'ultimo momento della vita di Gesù sulla croce. Uno dei due ladroni gli dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ripetiamo, Gesù, Gesù, ricordati ricordati di di me me quando quando entrerai entrerai nel nel tuo tuo regno. regno. E Gesù gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Ecco, questa scena, diciamo, questo momento della vita di questo malfattore, diciamo crocifisso pure lui con Gesù. E questa scena è importantissima perché ci fa vedere la potenza di Gesù e la potenza di un pentimento sincero. E questa persona aveva avuto sicuramente una vita con tanto male, con tanto male. Lui stesso in croce confessa all'altro malfattore che insultava Gesù: noi abbiamo questo supplizio come giusta punizione per le nostre cose brutte che abbiamo fatto, le nostre malvagità. Lui non ha fatto niente di male. Quindi veramente ci troviamo di fronte a una vita brutta, diciamo così, fallita, molto invischiata nel male. Eppure, quei pochi momenti, quelle ultime ore che questa persona è stata vicina a Gesù, la grazia di Gesù ha bussato al suo cuore. Vedendo Gesù così come soffriva, come pregava, come addirittura chiedeva il perdono dei malfattori, dei crocifissori, è rimasto, ha capito qualcosa.
ha capito qualcosa, che Gesù non era uno come gli altri. E lo Spirito Santo l'ha aiutato. Lui che era un malfattore, chissà quante volte avrà bestemmiato, che avrà... L'ha aiutato e lui accoglie la grazia del momento, dell'ora. E fa questa bellissima preghiera: Gesù, ricordati di me. Non dice perdonami, portami con te, che non aveva questo coraggio forse, però fa una preghiera, un affidamento a Gesù: ricordati di me quando tu entrerai nella tua vita, perché tu non sei uno che può rimanere nella morte. E Gesù non solo si ricorda di lui, ma in modo solenne, in verità ti dico, era una delle formule che Gesù usava per dire una grande verità, e gli dice: proprio oggi, oggi insieme a me sarai, e quindi sarai nel paradiso, perché chi è con me è nella pace e nella felicità piena del cielo oggi. Ora, questo fatto è bellissimo in sé, diciamo, fa capire qualcosa del mistero del cuore umano, dove lavora la grazia di Dio, ma fa capire anche la potenza di Gesù, che può in un istante far passare da una prospettiva di inferno al paradiso una persona. Ecco. Però questo anche c'è un messaggio per noi, per la nostra vita quotidiana, perché può succedere, soprattutto quando cominciamo a seguire Gesù, a essere impegnati nel bene, che i nostri occhi si aprono. E come ha fatto questo malfattore, vediamo che dietro a noi ci sono state cose brutte, non degne di Dio, non degne di noi, non giuste alla fine. Ecco, vediamo come a volte con un po' di, non dico di spavento, ma sicuramente una scoperta dolorosa, dopo aver vissuto con tanto orgoglio, vedere anche tanti sbagli che abbiamo fatto. E nasce in noi il desiderio di riparare. Come faccio? Come faccio? Mi ricordo una persona proprio 2 giorni fa che aveva passato tanti anni in odio verso la madre, orfana di padre, e lei mi diceva: io adesso ho capito che mia madre poverina non poteva fare di più per me, però io l'ho tanto odiata, adesso lei è morta, è troppo tardi, come faccio a riparare questo male che vorrei cancellare? Ecco. E la parola di Gesù di oggi è una parola potente, perché ti dice che si può rimediare al male del passato, si può rimediare, come è successo per questo malfattore, assassino probabilmente, questo era uno che aveva ucciso probabilmente, si è fatto quella fine là. Si può rimediare, e come si fa a rimediare? Bisogna fare come lui, cioè un affidamento a Gesù e alla potenza della sua opera. Gesù ha questa potenza di risanare il passato vissuto male, di risanarlo. C'ha questa potenza. Allora ti invito di approfittare di questo momento, di questa meditazione, per affidarti a Gesù per il tuo passato non bello e di chiedere con fiducia, con fede, questa potenza di Gesù sulla tua vita passata. Ricordati di me, Gesù, risana il mio passato. E vi dico anche un intercessore, che è un prete del mio paese, che io non ho conosciuto, però mia mamma ha conosciuto e me ne parlava, e mia nonna, si chiama Domenico. È morto in concetto di santità, adesso hanno cercato, cercano anche di fare il processo di canonizzazione. Lui anche era un santo, un impegnato proprio con i poveri, con la preghiera, la devozione alla Madonna fortissima.
E lui si vede che aveva pure questo dispiacere, anche i santi ce l'hanno questo, di aver sciupato del tempo e delle grazie di Dio. Aveva il desiderio di recuperare, lui così dice, recuperare le grazie perdute. E lui ha inventato un esercizio spirituale proprio chiamato aggiornamento della grazia. Ha scritto una preghiera così: mettimi, Signore, in quella situazione spirituale in cui io mi troverei adesso se avessi risposto sempre di sì alle tue grazie, se avessi corrisposto pienamente, io dove sarei adesso come capacità di amare, come bene da fare agli altri, come missione da compiere, dove sarei? Allora tu mettimi in quella situazione in cui io dovrei trovarmi se avessi corrisposto a tutte le grazie. Lui questo esercizio lo chiamava aggiornamento della grazia. Ogni tanto la ripeteva questa preghiera. Ecco, quindi io dico di approfittare, adesso che siamo alla fine della novena nel nome di Gesù, un atto di fiducia nella potenza di Gesù, nella potenza del suo nome, di rimetterci in quella situazione umana e spirituale in cui noi ci troveremmo se avessimo vissuto bene il nostro passato, se avessimo detto un sì pieno, come ha fatto la Madonna, a tutta la volontà di Dio su di noi. Va bene? Per questo vi benedico. Quindi approfittate oggi, perché è una cosa, è un'occasione che Dio ci dà per risanare il passato. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringraziamo perché col tuo spirito ci dai sempre idee nuove, nuovi esercizi, nuove strade per avvicinarci a te, per risanare e rinnovare profondamente la nostra vita. Ecco, e ti prego per questi fratelli e sorelle che sono qui presenti, per tutti quelli che ascolteranno e cercheranno di vivere questa meditazione. Li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, questa sera alle ore 21 voglio fare proprio un esercizio nuovo di preghiera su questo punto, perché ho capito che il Signore ci benedirà, che aiuterà tante persone. Una preghiera per risanare il passato, per risanare il passato e per avere una nuova grazia, diciamo, di una purificazione del cuore e anche un balzo in avanti nella comunione con Dio. E ci raduniamo verso le 9 e cominciamo alle 9:15, durerà mezz'ora. E buona giornata.